Ieri sera, giovedì 11 giugno 2015, su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata de Le Tre Rose di Eva, la fiction con Roberto Farnesi e Danna Safronci, che è giunta alla sua terza stagione. Episodio cruciale per lo sviluppo della trama. Edoardo, infatti, è riuscito a ricordare qualcosa di sconvolgente riguardo la Dama Rossa. Ecco il nostro riassunto. L'alleanza tra Edoardo e Raniero, la quasi coppia formata da Clarissa ed Alessandro, la scoperta di Ruggero su Tessa e Massimo e la fine della corsa di Veronica, sono questi i temi in primo piano nella penultima puntata delle Tre Rose di Eva 3, andata in onda ieri sera, giovedì 11 giugno 2015. Il faccia a faccia al quale abbiamo assistito ieri tra il fratello di Aurora, Edoardo, e il figlio del vescovo, ha portato i telespettatori a sospettare che dietro la morte di Aurora ci sia proprio il giovane Monforte, che avrebbe deciso di uccidere la donna per impossessarsi della metà del tesoro nascosto dai Gori. Al termine dell'episodio, inoltre, abbiamo assistito al rapimento di Clarissa messo in atto da Edoardo. La giovane è stata prima investita e poi portata via, proprio mentre attendeva Alessandro, con il quale aveva un appuntamento, un incontro probabilmente decisivo per fare luce sulla reale identità di Raniero.